primo luogo complimentarmi con Novi Più per il suo primo tempo, ha dimostrato di essere la squadra che ha battuto Cantù e che è andata a supplementare con Siena, diciamo, e anche contro di noi è andata fino alla fine con possibilità di vincere sul suo campo. Sono una squadra molto atipica, molto difficile da giocarci contro, soprattutto se si pretende di giocare con la struttura normale delle squadre grandi, cioè delle squadre che hanno giocatori alti nei loro ruoli. Però d'altra parte un pochino di dopo la grande fatica di giovedì contro ad Atene, anche se coronata da una grande vittoria, un pochino di fatica del tramite partita è stata anche forza nostra puramente, indipendentemente dall'eccellente prestazione dei nostri avversari. Però ci siamo detti con molta tranquillità nell'intervallo, abbiamo scelto di giocare un pochino più piccoli nel secondo tempo e senz'altro la musica è cambiata, siamo stati costantemente aggressivi e anche molto più efficaci nell'attacco alla difesa schierata, e quindi alla fine abbiamo potuto aprire anche uno scarto ampio e poter far giocare anche tutti i giocatori. Una domanda sul fatto di Borussis, se rientra, il fatto che nel secondo tempo in sostanza non abbia giocato, se è conseguenza di quello che ha appena detto, appunto, dell'essere più piccoli in campo, che sì. Vi siete detti. Sì. Se è solamente per quello. Ok, grazie. Prego. Anche se è vero che con Rocca spesso giocate molto meglio, soprattutto per le profondità che vi riesce a dare. Dipende agli avversari anche. Dipende agli avversari, perché Borussis ha fatto una grande partita giovedì scorso, ovviamente contro avversari di stazza, di Eurolega, eccetera. E dipende dalla giornata, è chiaro che Mason porta sempre, però io penso che oggi il giocatore che veramente ha dato più da quel punto di vista spinta in quasi tutte le parti del gioco è stato Radosevic, al di là del fatto che poi senz'altro all'inizio del terzo quarto con Mason abbiamo anche avuto più o meno lo stesso tipo di intensità, quindi è chiaro che sono giocatori con determinate caratteristiche e Giannis è un giocatore con altre, dobbiamo a volte bisogna proprio accettare che contro determinati avversari ci sono i giocatori che fanno fatica a stare in campo e che magari invece contro altre squadre di altra stazza, di altra dimensione, sono gli altri magari che non hanno un'abilità tecnica che ancora in un caso o non hanno nell'altro che possa permettergli di andare, diciamo, sopra giocatori di stazza di 2 metri 8, 10, 12 come si trovano invece altre volte. Un'altra cosa, scusami. Sì. Per quanto riguarda dopo Nicolas, se state già lavorando in qualche direzione, se... Ma senz'altro fino alla pausa no. Chiaramente stiamo osservando, vogliamo anche avere chiaro quello di cui abbiamo bisogno, nel senso che abbiamo raggiunto un livello di chimica eccellente, è chiaro che come tutte le squadre noi abbiamo i nostri punti deboli, i nostri difetti, però vogliamo, visto che non abbiamo una fretta eccessiva in questo momento, vogliamo proprio, soprattutto a livello di caratteristiche tecniche, non tanto di ruolo, proprio di cos'è che abbiamo bisogno, soprattutto di fare una previsione considerando che è anche l'ultima incorporazione possibile, proprio avere le idee chiare sul rischio eventuale anche che possa succedere qualcosa di qui al playoff, quindi vogliamo prendercela con calma, questo non vuol dire che magari se domani esce il giocatore che veramente ci convince al 100% non possiamo accelerare, però diciamo in linea normale non vogliamo andare troppo veloce. Coach, restando un attimo a Nicolas, cos'è che vi ha portato a prendere questa decisione di rescissione processuale del contratto?
è stata una riflessione comune, molto serena, molto seria, molto civile. Drew è un eccellente professionista, un ragazzo d'oro, ci ha provato con tutta la forza di cui era in possesso, e abbiamo cercato proprio veramente insieme di provarci fino alla fine, e quindi diciamo la deadline era un po' la Coppa Italia per vedere un pochino di arrivarci con la speranza di poter ottenere il rendimento che sia noi che lui ci aspettavamo, no? Devo dire la verità, lo devo ringraziare perché è stato molte volte ha dovuto giocare in condizioni difficili, ha dovuto giocare in condizioni fisiche difficili praticamente sempre, e ha dovuto giocare anche in condizioni molte volte, soprattutto in casa, psicologiche difficili. Quindi da quel punto di vista lì non c'è un motivo di lamentela in maniera più assoluta, però ci siamo un po' messi reciprocamente entrambe le parti un po' questa deadline, in modo che una volta finita le final 8 abbiamo pensato che fosse così il momento giusto, anche perché così possiamo, ripeto, ampliare un pochino i minutaggi di alcuni giocatori per avere le idee chiare per l'anno 21 e per avere anche le idee chiare sul giocatore da comunque incorporare, perché comunque prima o poi purtroppo eravamo arrivati un po' alla sensazione che dovessimo farlo, abbiamo veramente anche con rischio, anche con rimettendoci qualcosa ottenuto fino a che potevamo tutti. È un peccato perché, ripeto, è un eccellente ragazzo, un grande professionista. Sì, buonasera. Sempre a proposito di Nicolas, però, verso il futuro, l'identikit è il giocatore che cercate. Punti nelle mani, esterno. Siamo ancora, diciamo, quella. E poi potreste a un certo punto decidere di restare così, visto il discorso della chimica che faceva prima? Ma prima domanda, siamo proprio nel processo di capirlo, perché magari ogni tanto pensi che abbia bisogno di un giocatore che possa giocare, un altro in più che possa giocare pick and roll, a volte un giocatore con un tiro da fuori da tre punti più sicuro, a volte giocatore che possa fisicamente tenere esterni grossi dell'avversario, delle squadre contro cui dovremmo giocare. Quindi, disgraziatamente, quello che ha tutte le caratteristiche di cui ti sto parlando insieme o è impossibile trovarlo, o per il momento è stato impossibile trovarlo. Quindi la questione è quali caratteristiche privilegiamo, e su questo ancora vogliamo prenderci un po' di tempo. Io credo di no, nel senso che comunque di sicuro prima della fine dell'anno un giocatore lo prenderemo. La questione del quando dipende dalle opportunità che offrirà lo scenario dei giocatori, dai risultati, perché chiaramente vogliamo lottare per finire più avanti possibile. Noi abbiamo fin dall'inizio, come sai, obiettivo di migliorare i risultati dell'anno scorso in tutte le competizioni. Siamo riusciti in una, adesso vogliamo mercoledì riuscirci nell'altra, poi c'è un campionato, la regular season, vogliamo anche lì, poi playoff vogliamo anche lì, quindi anche un occhio al risultato senz'altro lo terremo. Però, ripeto, non abbiamo questa urgenza pazzesca. Coach, dopo l'eccellente prova in Coppa Italia, ti aspetti una grande partita domenica con Siena? Guarda, io voglio pensare a Siena dopo aver giocato e possibilmente battuto il Fenerbahce, perché francamente per noi completare la migliore Eurolega da quando esiste l'Eurolega del club è un obiettivo importante. Migliorare l'anno scorso, visto che la società aveva chiaro che voleva vedere progressi in questo senso, è un obiettivo importante, e quindi dobbiamo concentrarci su questo obiettivo cercando di vincere contro Fenerbahce. Le valutazioni le faremo dopo la fine della partita, ma poi penseremo a Siena dopo la fine della partita. In questo momento veramente abbiamo, ma non perché è giusto anche morale far così nei confronti di Kazan, nei confronti del Panathinaikos, eccetera, che è anche una motivazione importante, visto che io ho una visione dello sport che prevede questo aspetto, ma è anche proprio una questione di raggiungere un risultato. Da quando esiste l'Eurolega abbiamo la possibilità di fare la migliore edizione dell'Eurolega dell'Olimpia, proviamoci.
Abbiamo la possibilità di, abbiamo già fatto, migliorare, ma continuare a fare anche poi le considerazioni, se base anche come finisce, eccetera, le faremo dopo la partita e poi da venerdì penseremo sì. Bene? Grazie. Buonasera. No, su questa qua, sì. La sua, vediamo, perché se è il cavetto per me è un casino. La conferenza stampa. Scariolo, a questo punto...